John, dobbiamo uscire da qui. Sì. Mark, andiamo da Lisa. Abbiamo bisogno di lei. Deve venire con noi. Dobbiamo tornare in quella casa. Andiamo! Forza! Siamo quasi arrivati. Ok, Mark. Passiamo prima dalla stanza di Lisa. Ma come? Non c'è nessuno qui. Dottore, ci scusi. Dov'è Lisa? Siamo andati nella sua stanza, ma lei non c'è. È possibile parlare con il dottor Mason? Dottore, cosa c'è? Lisa non sta bene? Per cortesia, ci risponda! Tutto bene, state calmi. Sì, Lisa... Sì, almeno lei sta bene. Cosa significa almeno lei sta bene? Lei sta bene. Per quanto riguarda il dottor Mason... Beh... Qui è stato un inferno. Andiamo nel mio studio. Non voglio che ci sentano. È già tutto così difficile ed incomprensibile. Ecco, vedete, mentre eravamo assenti, è arrivato il referto dell'esame istologico della vostra amica. Ho fatto subito chiamare il mio collega, appunto il dottor Mason, ma... Dottore, cos'è successo? Abbiamo trovato il dottor Mason riverso su se stesso. Sul suo petto, le lesioni riscontrate sul braccio di Lisa... Non c'è stato nulla da fare, se non constatare il suo decesso per cause, al momento, ignote. Dio mio, non è possibile! Quel demone, quella donna, ci aveva messo in guardia, Nancy, ma non pensavo si arrivasse a questo. Volevo proprio parlarvi di Nancy. Lei conosce Nancy? Sì, certo. È una mia, diciamo, vecchia amica di studi. La morte del mio collega è collegata con quello che sta succedendo a voi e a Lisa. Fin da bambino sono sempre stato affascinato da tutto ciò che è misterioso, paranormale. E questo mi ha portato a compiere studi di fisica, parapsicologia e sulla meccanica quantistica. Ho preso parte ad un gruppo di ricerca sull'esistenza di forze sovrannaturali, effettuato test di telepatia, telecinesi, precognizione e chiaroveggenza. Ovviamente, per tali studi e specializzazioni, ho dovuto spostarmi in continuazione nelle varie università e atenei. A Stanford per lo studio del paranormale, a Duke per quello sulla percezione sensoriale, in Virginia per quello del fenomeno sulla reincarnazione, in Arizona per il programma SOFIA, che esplora la possibilità che la mente umana sopravviva all'esperienza della morte fisica. A Cornell per un esperimento sulla capacità del pensiero retroattivo di prevedere eventi futuri. Ho vinto una cattedra di parapsicologia ad Edimburgo. Lo so, non sono un medico... tradizionale. Comunque ora non voglio annoiarvi con il mio percorso professionale. Passiamo al nostro... caso. No. Non c'è noia affatto, anzi, è tutto molto affascinante. Potrebbe essere un valido aiuto per il nostro team. Ci pensi? Comunque, sì. Ora non è il momento di parlare di questo. Abbiamo un caso da risolvere, ed in fretta, visto le conseguenze. Prima finiamo, e meglio è, per tutti noi. Certamente. Per l'altro discorso, beh, lo prenderò in considerazione. Sa, un medico controcorrente non è ben visto nelle corsie di un ospedale. Grazie, dottor Dawson. Cosa propone di fare?
Ho una laurea in psicologia e ho seguito un corso quadriennale di formazione in ipnosi regressiva. Ecco cosa proporrei per Lisa. Cosa vuole scoprire, dottore? Non capisco. Perché Lisa dovrebbe centrare con tutto questo e, soprattutto, con quella donna, con quel demone? Signor Mitchell, l'ipnosi regressiva è una pratica che risale alle teorizzazioni freudiane e di Rank. Vorrei avvalermi di questa tecnica per scavare sul passato o su una vita passata di Lisa. Potrebbe essere la causa di tutto. Un fatto, un'esperienza, qualcosa che potrebbe riservare il suo influsso negativo in quella attuale. Deve esserci un collegamento, qualcosa che voi, io e soprattutto Lisa non sappiamo. Altrimenti non si spiegano e giustificano i vari sintomi e le strane manifestazioni. Tutto ciò è razionalmente inspiegabile, scientificamente poco o non giustificabile. E cosa può comportare per Lisa? Quali rischi? Ne ha già passate tante. Non vorrei mettere ancora a rischio la sua vita. Concordo con Mark. Non vedo altre strade. Oramai non si torna indietro. Lasciare tutto al caso, al destino. Ora significherebbe... morte. Morte? Sì, Nancy mi ha detto che tutto ciò è rischioso. Quello che vuole fare, dottor Dawson, è molto rischioso. Scavare nella mente di una persona può essere pericoloso e allo stesso tempo dannoso. Non si sa mai ciò che si trova nel passato. Qui siamo davanti ad un caso molto particolare e piuttosto serio. L'entità con cui abbiamo a che fare è un demone molto forte e cattivo. Capisco anche che, giunti a questo punto, a questi livelli, indietro non si può più tornare. L'unica cosa è chiudere il cerchio. Ne parli con i ragazzi. Devono essere a conoscenza di tutti gli eventuali e probabili rischi. Io sono qui, quando volete. Ok, andiamo da Lisa. La faremo solo se lei acconsente. Ciao ragazzi! Che bello vedervi! Ma... avete delle espressioni strane. Non c'è il dottor Mason con voi? Non capisco. Buongiorno, signorina Lisa. Sono il dottor Dawson. Seguirò io ora il suo caso. Perché? Perché non il dottor Mason? Non ho nulla contro di lei, che sia chiaro. E che... lo trovo strano. Era così gentile e preoccupato per me. Non capisco. Posso comprendere il suo turbamento. Purtroppo il dottor Mason non è più fra noi. Cioè, è stato trasferito? Non precisamente, Lisa. Ora stai calma. Stringi la mia mano. Parliamo. Cosa volete dirmi? Cos'è successo ancora? Non ne posso più di tutta questa storia. Cos'è successo? È tutto vuoto nella mia mente. Signorina Stanfield, stia calma per favore. Altrimenti le dovrò somministrare un sedativo. Siamo qui per aiutarla. Le diremo tutto. Purtroppo il dottor Mason è stato trovato... morto nel suo studio alcune ore fa. Cosa? Come morto? Non è possibile. Non mi sembrava ammalato o sofferente. Lo so, non ce lo sappiamo spiegare nemmeno noi. Attualmente non vi sono alcuni segni che fanno pensare ad una morte per cause naturali. È stata predisposta l'autopsia. Sul suo corpo ho riscontrato la stessa lesione presente sul suo braccio, signorina Lisa. Ma
che state dicendo? Cosa c'entra il dottor Mason con quello che sta succedendo a me? No! No! Voglio che tutto questo finisca! È un incubo! Il peggior incubo della mia vita! Lisa! Lisa, stai calma, per favore. Purtroppo è successo e ci dispiace moltissimo. Ma non possiamo più fare nulla per lui. Se non giustizia. Sì, hai ragione. Scusate. Ora ascoltaci. Ti racconteremo cosa abbiamo scoperto. Ok.